Escursioni, visite culturali e incontri istituzionali per conoscere le meraviglie dell'Abruzzo e luoghi che interessano le tappe del prossimo Giro d'Italia. Giornalisti specializzati accolti dalla regione in vista della partenza della Corsa Rosa. Il Media Trip, organizzato in collaborazione con RCS Sport e Fira SPA, ha dato l'opportunità ai corrispondenti delle più importanti testate nazionali e internazionali di conoscere la regione. Oggi è stata la volta del Gran Sasso, che sarà la cornice d'arrivo della settima tappa. Bellezze incredibili, sono i giornalisti che possono credere a quello che stanno vedendo. Ieri tutta la pista ciclabile, come la partenza di Fossa Cesia e i Trabocchi, che hanno lasciato davvero senza fiato a tutte le persone e noi stessi. E oggi in un attimo siamo qua, precipitati in questo posto meraviglioso in mezzo alla neve sul Gran Sasso. Veramente, veramente molto bello, e vediamo allora che tutto questo possa avere inizio maggio. Oggi è coperta la neve, vedremo maggio, speriamo che non sia ancora coperta la neve, ma così non sarà. È una tappa molto importante che nelle ultime edizioni ha sempre dato delle indicazioni significative sulla classifica e su chi può vincere il Giro d'Italia. Lo scenario è bellissimo e per cui siamo molto molto curiosi di vedere cosa succederà quel giorno. La stagione è andata benissimo, fortunatamente, qui al Gran Sasso, anche se è cominciata in ritardo, e speriamo che con l'arrivo della tappa possa portare più persone ancora nel futuro, con la visibilità che avrà, anche se non è la prima volta che arrivano, però speriamo che vada tutto bene, insomma.